Beh, allora intanto vi ringrazio per l'invito, credo che sia, insomma, questo ritengo, io sono sempre contento quando si parla di Marghera perché non è mai finito a spiegarlo, soprattutto anche al Veneto. Mi sono preso molto le conclusioni del Genova adesso, che diceva bisogna spiegare alla cittadinanza l'interesse che ha nel vedere sviluppate queste visioni, no? Che sono, ha detto sempre lui, integrate. Questo vale per i veneziani. E ha parlato di unità, perché con l'unità riusciamo effettivamente ad attirare investimenti, soluzioni, regie, eccetera. Poi c'è un ragionamento specifico sul Veneto, è importante che capisca, e devo dire che quello che è la mia esperienza, io faccio sino da 4 anni, e come lo vedo io, l'ha capito molto bene l'importanza di Marghera. A differenza di probabilmente di 20 anni fa, la regione lavora assieme a me, adesso abbiamo il vicepresidente, carico istituzionale importante, e lo ho avuto anche l'assessore Marcato che ha la delega specifica sul Porto Marghera assieme ai suoi uomini, sono quelli operativi, devo dire che abbiamo un'interlocuzione costante e continua. Quando dico costante e continua è costante e continua. E questo è il dato bello da testimoniare, perché vuol dire che si riconosce a quest'area una prospettiva di valore straordinaria. Il fatto che gli ingegneri, e questo mi fa piacere, cioè i tecnici, quando vi parlo di merito per sintesi, di questo, cioè ognuno fa il suo, e pensare che i tecnici cominciano ad avere una visione appunto assieme all'Università di Padova su una città che io ritengo la città metropolitana, quindi che è anche la città vostra, Padova, chi risiede magari più a Padova o a Treviso, che questo sia un grande asset per raccontare anche che tipo di autonomia noi avevamo pensato e pensiamo. Questo è un esempio evidente, insomma. Questa non è solo la più grande area industriale dell'Europa, è una delle più grandi aree industriali d'Europa. L'ho detto prima, io adesso cercherò di sintetizzare un po' il mio intervento, se no potrei parlare 8 ore su Marghera. 8 ore perché è la mia vita, è la vita di, forse di tanti di voi, almeno di chi... Cioè, la Marghera è una rete di tutto. Marghera è una grande industria. Marghera si è diventato un problema. La plastica, che adesso il governo vuole tassare per l'ennesima volta per il governo di tassi. È stata inventata a Marghera, e a Marghera stiamo inventando, c'è qui l'amministratore delegato di Veneto, abbiamo inventato il processo industriale della trasformazione dei rifiuti urbani, perché qui i cittadini facciamo una raccolta differenziata pregevole, la prima in Italia, certificata, quindi siamo primi in tutti gli indici di recupero di sostenibilità ambientale dei rifiuti urbani. Cioè da come la raccogliamo, a come la differenziamo, ai costi che facciamo ricadere, ai minori costi che facciamo ricadere sui cittadini, sul calo delle tasse che noi abbiamo applicato già sulla TARI locale, proprio perché il progetto industriale, tra l'altro, che era già iniziato quando io sono arrivato, non l'ho iniziato io, non mi prendo nessun merito, però ci credo tantissimo, l'ho compreso, almeno questo sì, ho avuto la capacità di comprendere che era un processo virtuoso, l'abbiamo accelerato. E devo dire che la regione su questo mi sta aiutando tantissimo, perché le dinamiche quotidiane della gestione dell'ambiente sono straordinariamente importanti. Su questo anche la collettività può farsi il merito di essere tra le prime d'Europa, neanche l'Italia sicuramente, ma le prime d'Europa. Per cui noi quando parliamo di autonomia vogliamo raccontare il nostro modello, raccontarlo e condividerlo. Non c'è nessun bisogno di divisionismo di nessun genere, non è un modello divisionista. Il Veneto ha votato la stragrande maggioranza per l'autonomia perché pensa a questa autonomia. Io su questo sono totalmente schierato su questa cosa. E questa autonomia, questa nuova fase dell'Italia, del paese, passerà attraverso il Veneto e passerà anche attraverso l'unità di intenti. Insisto, perché i tempi sono cambiati, non possiamo sempre ragionare come 30 anni fa, quando c'erano altre problematiche, c'erano probabilmente anche altre soluzioni. Oggi questa è la tendenza del mondo in Europa, tanto per limitare un po' il nostro ambito d'azione, ma non possiamo non parlare d'Europa. Le città, ha detto sempre in un passaggio della sua relazione ingegnere, le città sono strumento volano delle aree produttive, sono incastrate, tutto incastrato, anche la parte organizzativa, istituzionale diventa importante, per cui la storia delle deleghe, lo sento prima, no? Delle potenzialità. Qui abbiamo 54.000 enti, tutti che decidono, alla fine non decide nessuno. Lo Stato qui ha ancora una grande mano, una grande colpa, una grande responsabilità. Lo scavo di canali, c'è uno sciopero adesso che i lavoratori
portuali hanno detto, mi trova totalmente d'accordo, non è uno sciopero contro nessuno, non è uno sciopero contro l'impresa, non è uno sciopero contro nessuno, è uno sciopero, potremmo dire, un'azione di protesta. Un'azione di protesta perché ci sentiamo abbandonati. Cioè ci hanno tolto perfino le possibilità di risolvere i problemi che risolvevamo. Questa cosa qua è vergognosa, ecco perché riteniamo che dobbiamo poter decidere noi. E questo, in questo momento, con questo governo, io credo che ci sono una serie di divisioni interne, una serie di discorsi, c'è un gran caos. Ecco, io penso che Venezia, se si muove in maniera unita, quando io penso a Venezia, scusate, ma parlo sempre della città metropolitana, parlo sempre del rapporto con la regione, non parlo mai di qualcosa che ognuno va per conto suo. Quel tipo di Venezia oggi può giocare una carta straordinariamente importante, lo dico agli ingegneri, che possono credere che il futuro di quei giovani a cui voi in qualche modo insegnate, in qualche modo volete coinvolgere, cioè da quei giovani che, guardatevi intorno, non ci sono ragazzini, non ci sono ragazzini di grande età, non c'è un ragazzino, c'è un giovane. Quei giovani li raccogliamo e gli facciamo vedere un sogno. Questo che abbiamo visto prima, c'è un master plan. Esiste questa possibilità, siamo vicinissimi. L'abbiamo dimostrato nello sport, non ci credeva nessuno, non ci ha mai creduto nessuno, abbiamo avuto due studenti qua. Sembrano sciocchezze, ma credetemi che ci sono altre città, proprio città, che puntano tantissimo sullo sport, ma soldi, tanti, budget incredibili. Guardate che, parliamo a livello internazionale, le Olimpiadi è un successo straordinario che il Veneto è riuscito, in qualche modo anche creando una logica non facile probabilmente di accordo con Milano, cioè non deve essere stato semplice, non è tutto facile, non è tutto scontato, diamo tutto per scontato, non è scontato, cioè è difficilissimo vincere le battaglie, poi quando si vince noi purtroppo non abbiamo il tempo neanche di godercele, adesso dovremmo goderci il fatto che dovremmo costruire un meccanismo, perché non i piedi sono, i piedi invernali mi riferisco di continuo ovviamente in questo caso, sono una scusa, non per aspettare quella settimana di Olimpiadi 10 giorni, ma per costruire un progetto che veda la montagna riappacificarsi col mare, per dare un sogno, per dare una prospettiva a tutti quei giovani che in qualche modo vengono presi dalla cultura del distrattismo, spesso sulla rete, spesso i cattivi maestri sono quelli oggi, quelli che ti dicono tanto non ce la fai mai, sei 30 anni che aspettiamo, non si fa mai, la distruzione, invece sapete quanto facile è distruggere. Quanto difficile è costruire. Se vogliamo parlare di ambiente, di sostenibilità ambientale, di difese e di proposte contro i cambiamenti, contro gli effetti dei cambiamenti climatici, questo è il posto ideale per dimostrare che siamo capaci. La navigabilità dei canali in laguna, abbiamo visto l'acqua quanto tocca continuamente il Porto Marghera, ed è una delle grandi risorse del Porto Marghera, il fatto che chi tocca l'acqua dice tocca il mondo. Ma i canali devono essere navigabili e per essere navigabili non possiamo aspettare una variante del protocollo Fanghi che va avanti da 3 anni ferma probabilmente in qualche ufficio del Ministero dell'Ambiente, che poi hanno le propagini di vari ministeri qui a Venezia e prendono ordini o fanno finta di non sapere, cioè se cresce niente, non sentono, non vedono, parlo. Siamo a questi livelli qua. Stavolta sono capitati male, perché tra comune, città metropolitana e regione, in Confindustria, devo dire le categorie sono schieratissime, c'è un'alleanza di ferro, ma non è un'alleanza fatta, non confermare nessun accordo, non c'è nessun patto segreto. Così che pensiamo così, siamo sicuri che questo è un motore gigantesco per tutta l'economia del Veneto. Questo è il porto di Milano, oggi è il porto di Milano questo. Se si ferma a Marghera, ci stanno fermando tutto. Però quando vogliono i soldi a Genova arrivano, quando vogliono la terra dei fuochi la bonificano, quando vogliono il sud sparte, quando vogliono si fanno le opere del Brennero, quando vogliono parlano, anche se fermo sempre con gli altri da soli. E no, stavolta il governo, lo Stato deve metterci, allora noi non dobbiamo pensare a fare una questione di parte, non è un attacco di parte, quindi dobbiamo giocare tutti con la maglia, è scritto Venezia e c'è ancora chi ha altre idee, ma noi dobbiamo andare uniti senza polemiche, quelle le facciamo in spogliatoio. Allora lì si vota il sindaco che si vuole, si va a votare il presidente della regione che si vuole, si vota. Ma quando andiamo in campo dobbiamo andare uniti, perché allora il ragazzo verrà per noi, i nostri nipoti, i nostri figli ci crederanno. Se invece io invece che dire 10 cose positive le dico, dico 10 di negative, perché mi accorgo di tutto quello che non funziona e non vedo tutto quello che sta succedendo. In questo momento, lo dico a dei tecnici, ci sono in corso o in fase di partenza, per cui ogni gara è aperta, di partenza dei lavori pubblici, nel comune di Venezia 365 milioni di opere pubbliche. Sento mica dai Renzi quando fa storia del referendum, ma sono tutte le carte che potevo. Io sono per l'articolo 5, cioè qui si fanno le cose, ci vogliono le risorse. 365 milioni di opere pubbliche, soldi presi dalla regione,
dall'Europa, efficientando come Venezia, faremo tempo a fare campagna elettorale, però sono cose concrete, vuol dire diffusissimi questi lavori, dappertutto che lavorano aziende, lavorano progettisti, lavorano in studi, faranno movimento aggiunta di investimenti privati per almeno 1 miliardo di euro che abbiamo già bene o male autorizzato in via autorizzativa. Questa cosa dà un grande incentivo, non solo qui a Venezia, a Mestre, a Marghera, a Venezia, al centro storico, al Lido, perché è un grande sistema articolato, ma sarà così per tutta l'area metropolitana, che va dai monti al mare, è così che funzionerà. L'aiuto al porto, le connessioni che ci sono sulle strade, il ragionamento che facciamo continuamente con Adelberti su l'assessore della regione della mobilità, che devo dire, che abbiamo, con cui abbiamo rapporti costanti, i treni di superficie, l'SMFR adesso partiranno, lo dirà lei poi in vari programmi, però lo dico per dire che c'è una grande sintonia, partiranno nuovi treni sui regionali, tutte le stazioni, qui prima si vedeva c'è la stazione del Vera che ormai è stata finanziata a Ferrovie dello Stato, io ho usato tutto quello che potevo usare, anche i grandi investimenti privati, Fincantieri che farà un grande parcheggio perché così svilupperà l'attività all'interno del cantiere, ma intanto restituisce alla comunità un po' di ordine in giro per le strade. Adesso ho fatto degli esempi, non ho mappe, avremo tempo, mi piacerebbe continuare questa interlocuzione con gli ingegneri, perché non esiste parlare dell'ambiente se non ci mettiamo a sporcarci le mani per dire ai ragazzi come noi facciamo, e stiamo facendo. Cioè, tutti i pullman comprati, tutti elettrici, il Lido sarà completamente elettrico, il Lido Palestrina completamente elettrico. Stiamo già montando le cabine di caricamento, ringrazio l'Enel su questo, che ci ha aiutato a portare i cavi che non c'erano, con un grande lavoro sinergico di tutti, consiglieri, cittadini normali, istituzioni, ma anche le categorie ci hanno aiutato tutti, non abbiamo mai colpevolizzato nessuno. Poi all'interno c'è sempre quello che commette sbagli, errori, e lì è giusto che venga eventualmente colpito o denunciato se dovessero esserci, ma stiamo parlando di grandi trasformazioni urbane che credo che in questo momento qua sia la città, ripeto, metropolitana, che sta proprio cambiando più di tutti a livello europeo, perché se andate ragazzi in città, abbiamo visto Bilbao, ma queste sono azioni già fatte negli ultimi ormai 10-20 anni, le ore di cassa edile, queste non si possono, cioè sono ufficiali, sono completamente in controtendenza rispetto al resto d'Italia, sono aumentate tantissimo nel comune di Venezia e nella città di Venezia. Il bilancio della città metropolitana, che qualcuno dice non funziona, quel cavolo non funziona. E non è vero che non abbiamo le delle guerre, le abbiamo, aspettato, abbiamo fatto il piano strategico, abbiamo fatto gli atti che andavano fatti, nei tempi che si dovevano fare, non c'è stata nessuna polemica, abbiamo fatto, abbiamo riottenuto le deleghe dalla regione urbanistica, non c'è stato nessun tipo di difficoltà, un sacco di balle. C'è gente che vuole in qualche modo abbassare il nostro livello di capacità, come posso dire, di competizione con le altre città del mondo. Il nostro riferimento, il nostro benchmark è Berlino, è Parigi, è Londra. Questi sono noi, quando sono venuta la delegazione giapponese, è venuto qua, praticamente il braccio destro di Abe a parlare con me. E io ho detto, dovete venire voi, devono arrivare i giapponesi qui. Io ho detto, voi dovete trasformare, probabilmente alcune aziende con la Brexit dovranno spostarsi, che sono in Inghilterra, e dobbiamo offrire Porto Marghera ai giapponesi. Cioè, noi dobbiamo credere nella diffusione, nella diversificazione, per cui va benissimo, il porto è centrale, ma il porto vuol dire merci, vuol dire container, vuol dire anche merci diffuse, vuol dire industria. E vuol dire anche la 4.0, non è altro che l'industria della trasformazione intelligente, la robotica, tutti i meccanismi automatici, tutta la parte informatica ed elettrica che ci sarà, l'idrogeno. L'Eni ci ha creduto, abbiamo formato un protocollo per aprire il primo distributore di idrogeno fisso a Marghera, vuol dire che il tedesco, che è la macchina che va a idrogeno, e la macchina di idrogeno, per capirci, rilascia acqua, può arrivare a Venezia e poi tornare a casa, perché se no tu quel tipo di cliente non lo attiri, e attiri quello che con 20 euro gira il mondo e lo dice esempio il povero in casa. No, è che è cambiato una intera economia. Abbiamo rilanciato il Salone Nautico, è stato un grande successo, non lo dico io, lo dicono chi è venuto. Le imprese sono venute a vendere le barche e il prossimo anno rilanciamo, finché a Tierimento mi daranno ancora la mano, l'Eni, la regione ci ha sempre aiutato. Cioè, dobbiamo pensare che ci sia di nuovo un gemellaggio terra-acqua come era una volta. Ecco perché spererei che da voi, che siete proprietari di studi, che conoscete la gente, sapete il mondo reale come va, potessimo dire che a Venezia si può e si sta facendo, e se un giorno avete voglia di venire a vedere tutti i cantieri sta facendo, quelli veri, no? Discorsi, adesso apre un grande cantiere da decine di milioni davanti al Vega, perché c'è sia l'area, la facciamo diventare un'area completamente permeabile, perché inizieranno adesso i lavori
questo rondò, di questo accordo che si è sempre ipotizzato. Abbiamo ipotizzato un sacco di robe negli ultimi 30 anni. I Morassani insieme alla regione abbiamo sistemato SIFA, abbiamo dato la permeabilità terra, abbiamo fatto una pressione incredibile congiunta insieme, e ha deciso di interrare sti cavi che a noi interessava perché si potesse fare prima si mettessero, si conferissero gli scavi, i fanghi inquinati. Anche lì c'è tutto un discorso sul FAS, diventerà importantissimo le nostre sperimentazioni che abbiamo fatto per poter risolvere i problemi di tutto il Veneto. Siamo pronti e siamo capaci di fare queste cose, e il futuro sarà la differenza tra i meritevoli, i capaci e gli incapaci. Non c'è più destra e sinistra, sarà tra i meritevoli e i capaci e tra gli incapaci. Gli incapaci li abbiamo visti, li stiamo vedendo. Stanno facendo danni come Attila, che purtroppo cerchiamo di limitare. Credetemi, è una sfida quotidiana. Se ne inventano una al giorno, norme di ogni genere, gente sballata, fanno regole in conflitto tra loro, voi lo sapete. Voi sapete questa parte, non avete idea, quella fiscale, quella economica, quella generale. Poi dichiarazioni, sono 10 dichiarazioni diverse, più uno resta sbigottito. Ecco, sappiate che questa città è amministrata, è coordinata e vi chiede di continuare non solo a fare il convegno, che comunque metterci un'ora e mezza vuol dire anche metterci tanta serietà. Perché la gente che parla così, come un convegno, come se fosse niente. A me piace le relazioni che siano state costruite, studiate. Oggi bisogna camminare insieme, per cui la disponibilità, per quanto mi riguarda, riguarda il comune, l'amministrazione, la città metropolitana, è totale. È totale anche verso Padova, verso Treviso, Vicenza, Belluno, Rovigo, l'abbiamo già. Perché insieme possiamo diventare una grande città metropolitana del mondo. E costi quelli che costi, ci arriviamo, ci vuole qualche decina d'anni, questo sicuro, ma ci arriviamo, e lo diciamo e lo facciamo per i ragazzi e per i bambini, diciamoli o coinvolgiamoli in questo percorso. Grazie a tutti.